Babbo e mamma dove sono? Beh, la bocca l'avete solo per mangiare? Mamma è a lavorare nel campo. E il babbo? Sta alla guerra. Ah, allora tu sei il capofamiglia. No, c'è il nonno. E questi sono i tuoi fratellini? Sì. E questa campagna è vostra? Non ci rispondere, è quello delle tasse. Oh, la vita è diventata impossibile, è una cosa tragica. Oh, non si riesce a trovare niente, non si riesce più nemmeno ad essere puntuale. Per una persona precisa come sono io. Oh, oddio, ho dimenticato di avvisare mia zia che sto fuori a colazione. Taxi, taxi! State tranquillo, quando fa tempo di pioggia e vento di terra non c'è pericolo, non vengono l'aeroplano. Andate dentro, io mi mimetizzo a Cleopatra e vengo subito. Gli uomini confezione di pacchi eccetera. Quarto, proibito parlare di politica e strategia. Quinto, rinuncia ad un piatto pro per assistenziali. Accettate? Signore Itto, sì sì. Rispondete quando interrogate e toglietevi il berretto. Ma non giuro, scusate. Questi sono miei pensionanti. I documenti personali me li consegnerete su alla pensione, dopo l'allarme. Posto numero 7. Sedete. Voi, il vetturino, cosa fate impalato come una mummia? Andate al vostro posto, panca servizio, lì. Ah, signore, ci sono. Le donne comincino i lavori, gli uomini aiutino. Colonnello? Colonnello? Oh, scusate, signor Italia, scusate. Arrivate dalla montagna? Ah, sì. Dal mio paese. Ah. Ed è la prima volta che vi trovate? Beh, tenete questo e non ci pensate, è meglio. L'altro giorno, al posto dove state voi, c'era un signore che ci pensava troppo. E alla fine dell'allarme l'abbiamo trovato morto. Ferma! Puntuale? Puntualissima, sei un amore. È il regalo che mi dovevi portare. È rimasto sulle gambe di quel signore nel taxi. Il pacco. Scusate. Andiamo al grande albergo? Andiamo. La mia stanza, prego. Ci spiace, ma non abbiamo posto. Ma io ho prenotato per telefono una stanza con bagno e mi avete assicurato. Chiamate il direttore. Lo informo subito, vi prego di attendere. Accomodatemi, signore. Stanza numero 11, vi faccio completare. Grazie, vorrei mangiare subito. Spiacenti, signore, ma la sala da pranzo è occupata per una colazione di sportivi. Fatemi servire in stanza. Va bene, signore, ma non subito perché... Ma, insomma, almeno un panino si può avere subito. Cercherò di accontentarvi, signore. Desiderate altro, signore? No, grazie. Desidero rimanere un po' tranquillo e basta. Signora, per l'equivoco,
Ma in effetto la stanza era prenotata dal signore e non so quale altra soluzione prospettarvi, essendo occupate anche le stanze del personale di servizio. La signora rimane qui, io mi adatterò in un modo qualunque. Accomodatevi. Incendiaria. Ah. Volete misurarvelo un po'? Le incendiarie le buttano sempre in ultimo. Vuol dire che tra poco sarà finita l'allarme. State meglio? Sì, grazie. Vi sta bene, sembra fatto proprio per voi. Peccato che non è destinato ai giovanotti che stanno nei rifugi, se no ve lo regalerei. Da parte della signora del numero 11. Ah, grazie. Rassettare e pronti ad uscire. Pronta? Ritti. Su. Buongiorno. Scusate, la villa della signorina Laura Altieri. Eccola lì di fronte, grazie. La signorina Laura è a sciare con sua zia e non torneranno prima di un'ora. Volete accomodarvi in salotto, signor tenente? Grazie. Accomodate. Se non hanno cambiato idea, sì, signor tenente. Alla capanna degli sciatori, sulla montagna lì di fronte. E potreste rimediarmi un vestito e un paio di sci? Proverò, signor tenente. Razza italiana. Religione? Cattolica. I documenti? Ecco. Ah, ma voi siete il comandante del sommergibile... Segreta, qui è per poche ore. Nessuno deve sapere che sono un ufficiale. Comandante, per i segreti della patria, la mia pensione è una tomba. Vabbè. E posso uscire un momento? Ritorno subito. Certo, come se foste in casa vostra. Vi prego, accomodatevi, comandante. Grazie, signora... Italia. Antonietta, Rosina, passate tutta la roba della signorina Alicia dalla stanza grande allo stanzino. La stanza grande per il nuovo arrivato. Su, presto, prima che tornino le due ragazze. C'è altro? No, signora. Porta di là la biancheria da letto. Sì, signora. Vai di là tu, ci penso io alla roba della valigia. Sì, signora.
Sì, un po', Ligia. Dove credi che il generale abbia messo quel capone di montagna? Vedrai che l'ha sistemato nello stanzino vicino alla mia camera. È l'unico libero. Ah, senti. Se lì mi voglia proprio divertire. Questa notte non gli faccio chiudere occhio. Ligia, gli organizziamo un allarme finto. Magnifico, appena va a dormire. Ah, sì, ci mettiamo d'accordo adesso. No, aspetta, prima studiamo la situazione e poi combiniamo. Faccio il letto alla signorina Ligia? No, lasciale le lenzuola e basta, se lo farà da sé. C'è posto per me? No, ma c'è una novità. Lo sappiamo, ce ne saranno delle altre stasera. Oh, guarda, gli aggiustano lo stanzino. Oh, guarda un po' anche tu. Ma questa non è la mia roba. Ma pare anche a me. Oh, questa. Signor Italia, signor Italia, mi hanno cambiato la stanza. Sì, ed è inutile gridare con una papera. Se non vi soddisfa, cambiate aria. Ma quello che avete fatto si chiama violazione di principio. La stanza l'avevo invito io e voi non avevate il diritto di farmi sgomberare. La padrona sono io qui e posso destinare le stanze come mi pare. Voi avete un solo diritto, quello di andarmene se non vi soddisfa. Ah, roba che ti rivolta lo stomaco. Ma preso per una stupida. Già, ci voleva stare a capirlo. Il portafoglio imbottito, il pecoraio e paga bene, eh? Tutto per la patria, tutto per il denaro ci dovrebbero scrivere sui muri di questa pensione. E lui poi, che schifo, fa scomodare una donna mentre gli uomini belli e grossi come lui dormono nelle trincee in mezzo al fango. Dov'è la padrona? Di là, nello studio. È incredibile. Dov'è il guanto di lana? Quale guanto? Ma come, quello che lavoravo nel rifugio, cos'è? Non conosci più neanche tu ora? Ce l'ha il pecoraio. Ma va. Ma sì, quando siamo venute su dal rifugio, è rimasto a lui. Ah sì, eh? Anche nello stanzino. Voi state bene dove dico io e basta. In questo caso? Chi comanda a bordo? Io. E qui comando io. Ma la signorina... La signorina è donna e le donne hanno bisogno di strillare. Poi si calma. Sentite, si è già calmata. Beh, cosa hai fatto? Non l'hai trovato? Ligia. Eh? Ah, no, non l'ho trovato. Non c'è. Ma sei passata adesso? Cos'hai? Cos'ho? Ma niente, cosa vuoi che abbia? Mi sono stancata, l'hai vista anche tu, no? Ora lasciami un po' sola, la roba la metterò a posto dopo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Bella bestia, come si chiama? Valanga. Ah, scusate, la capanna degli sciatori, è questa? Sì, è questa. E la signorina Laura e sua zia sono qui? No, sono venute ma sono andate via. E dove sono andate? Eccole là, scendo nel paese. Ferma, ferma! Di là non le pigliate, è lunga di là! Buttatevi giù di qui, c'è qualche salto ma arrivate a casa prima di loro! Comodo, vero? Siete arrivati in corriera, no? Un servizio magnifico. Ah, ma sapeste che lotte per averlo? La incomprensione della gente di paese, la mentalità, il vecchiume che c'è qui. Non avete idea, è incredibile. Una vera campagna. Proprio una guerra ho dovuto fare, lottando contro tutti e... Salute. Ditemi, vostra nipote Laura. Sì, sì, mia nipote. Non è più con noi ora. Ma non è lontana da qui? Un po' lontana, eh. Sì. È in Giappone. Ci andò 6 anni fa, appena sposata. A 4 figli ora. Laura? Eccomi a te.